Rieccoci nella cucina del Club delle Ricette. Adesso vi svegliamo una ricettina facilissima anche questa, molto sfiziosa e gustosa per uno strudel salato al radicchio, gorgonzola e pere. Un perfetto antipasto per una cena delle feste. Scopriamo insieme come prepararlo. Per preparare il nostro strudel al gorgonzola, radicchio, rosso e pere, iniziamo preparando il radicchio. Lo tagliamo a striscioline. Poi andremo a lavarlo sotto abbondante acqua bella fredda. Mettiamo qua una bella sfoglina. Ecco, quando arrivate al punto, diciamo, del congiunto del gambo, andiamo questo qui poi a liberarlo il più possibile e a togliere la parte più dura. Ecco, così andiamo a liberare, così ci teniamo tutte le foglie. Ed ecco fatto. Prima di andare a cuocerlo andiamo a preparare anche la nostra pera. Noi utilizzeremo una pera in questa ricetta. In questo caso vi consiglierei di utilizzare una pera bella soda. Troppo mature le pere, soprattutto nelle lavorazioni salate, non vanno benissimo perché tendono poi a sfaldarsi e a rilasciare molta acqua. Ecco fatto, prendiamo la nostra pera e tagliamola a rondelline. Belle grosse, senza tanti problemi. Andiamo poi a privare le varie fette del torsolo. Come vedete invece queste praticamente non è presente, è morbidissimo, può essere. Facciamo le nostre fette a pezzettoni. Andremo a rimpicciolirli. Direi che possono anche andare. Adesso prendiamo una bella padella capiente, mettiamoci un po' di olio d'oliva e versiamo dentro il nostro radicchio ben lavato. Lo metterò in più riprese perché, come sapete, il radicchio fa tanto volume, ma appena inizia la cottura come vedete il nostro radicchio si è ben appassito, quindi possiamo iniziare a assemblare il nostro strudel salato. Iniziamo ora ad assemblare il nostro strudel. Noi abbiamo fatto riposare leggermente il nostro radicchio facendo sì che perdesse un po' dell'acqua che ovviamente ha rilasciato durante la cottura, quindi disponiamolo al centro del nostro foglio di pasta sfoglia. Ok, ecco fatto. Adesso andiamo invece ad inserire le nostre pere. Aggiungiamo ora il nostro gorgonzola o stracchino, quello che più voi preferite. Andiamo poi ad aggiungere anche un pochino di mozzarella grattugiata. Questo perché sapete che la mozzarella ci aiuterà a rendere tutto ancora più filamentoso e anche a addolcire ulteriormente il sapore forte del radicchio. Andiamo ora a chiudere il nostro strudel.
con i pezzettini che sono avanzati andiamo a fare delle piccole striscioline che ci aiuteranno a completare eventualmente punti cui diciamo che non si chiude perfettamente. Vedete, noi li tiriamo a dargli anche una bella forma. Ecco fatto, mi sembra che sia tutto ben chiuso, ben sigillato. Adesso lo spostiamo su una teglia da forno. E lo spennelliamo con uova e latte. Andiamo a spennellare per bene il nostro strudel salato. Ecco fatto. Una volta che abbiamo spennellato per bene il tutto, andiamo a cospargere con un pochino di semi di sesamo e un po' di semi di papavero. Poi tutto in forno a 200 gradi per 25-30 minuti in base sempre al vostro tipo di forno. Ecco qua il vostro splendido strudel salato al gorgonzola, radicchio e pepe. Che dire, la pasta sfoglia ci dà sempre grandi soddisfazioni. Se poi la uniamo a prodotti di stagione, il risultato è sempre eccezionale. Oggi abbiamo scoperto insieme come preparare un gustosissimo strudel salato al radicchio, gorgonzola e pere, perfetto come antipasto, come stuzzichino pre-cenone della vigilia o durante qualsiasi vostra serata in questo periodo natalizio. Che dire, se vi è piaciuto, like al video ovviamente e iscrivetevi al canale YouTube e al nostro account Instagram.